Siamo con Manuela Möhle. Allora, oggi qua c'è una gara in casa tua e tu sei vestita da ciclista. Corri anche tu? No, faccio qua la prova sul tapis roulant e proverò a imitare questa tappa e cercherò di dare il massimo anche in salita. Ecco, l'altro giorno abbiamo visto Chiappucci a fare una sfida così. Che sfidi? Ma mio fratello, adesso aspetto che arrivi, che ha fatto la pripista e poi salirà in bici anche qua sul tapis roulant e vedremo un po' di iniziare a pedalare. Quindi ha fatto la salita della cronometro lui? Sì, ho sentito anche che l'ha fatta bene in 57 minuti e per lui credo che può essere contento, diciamo. Ma l'hai fatto per spomparlo, scusami, perché così dopo della sfida lo batti? Chiaro. E adesso dici una cosa, le tue gare, quando è che ti vediamo sul podio vincere? Speriamo a ottobre, già la prima gara, cercherò di fare il mio meglio e spero che tanti mi faranno il tifo e di far bene. Un voto a tua stagione, com'è andata? Discreta, si può migliorare. Bene, allora ti aspettiamo vincitrice. Chiaro, grazie. E in bicicletta ti seguiamo dopo. Quello vedremo. Nella vita c'è chi scende e chi sale, noi andiamo su. Ciao. Ragazzi, una volta in montagna c'erano i cervi, gli stambecchi, adesso ci sono gli struzzi. Chi vince il giro? Secondo me quello piazzato meglio adesso è Contador. Allora, siamo con Guidolin, grande appassionato di ciclismo, qua in cima a Plan de Corones. Come la vedi questa tappa? Beh, intanto io ci sono stato già 2 anni fa e qui c'era mezzo metro di neve, non si vedeva niente, eravamo proprio, come dire, travolti da una bufera di neve, per dire la passione, quando il giro si fermò poi sul passo Furcia. Mi piace seguire il giro, sono contento di essere qua, è da 3 giorni che viaggio in bici, corro in bici, faccio 170 km tra ieri e l'altro ieri e oggi ci divertiremo noi a vedere la tappa e soffriranno i corridori perché la salita è veramente molto dura. Tu l'hai provata? No, l'ho provata con la macchina perché non c'era il tempo necessario, chiudevano la strada abbastanza presto e è fattibile indubbiamente per uno allenato, è fattibile, poi farla in 40 minuti o in un'ora e 10 dipende dalle gambe, ma è fattibile ma dura. Favorito di Guidolin oggi? Uno che pesa 52 o 53 kg. E allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere.